Continuano da parte dell'amministrazione comunale gli interventi ai principali parchi pubblici di Fano. Dopo l'inaugurazione del parco di Carrara avvenuta lo scorso giugno, ora occhi puntati su un altro quartiere popoloso della città. Siamo lungo Parco Rivera di Rosciano. A partire dalla prossima primavera in quest'area verde verranno montati dei nuovi giochi inclusivi per i bambini del quartiere e altre installazioni. A spiegarci nel dettaglio gli interventi è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. A settembre, con l'ultima variazione di bilancio significativa dei 7 milioni di euro, abbiamo previsto delle risorse anche per la realizzazione di un nuovo parco inclusivo, un parco per tutti, proprio perché la nostra città vuole essere accessibile a tutti. In questo caso parliamo del parco di Rosciano, dove vedete ad oggi non c'è niente, nessuna installazione, ci saranno 5 nuovi giochi, tra cui un'altalena, una giostra, un'arrampicata, dei giochi sensoriali con tanto di tappeto antitrauma. Ogni gioco potrà essere giocato da bambini sia normodotati che con disabilità, per cui vogliamo proprio evidenziare questa inclusione sociale che favorisce il diritto al gioco, una cosa molto importante. Inoltre, ha aggiunto l'assessore, verranno installati nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, panchine, tavoli inclusivi per ospitare famiglie e bambini in carrozzina, punti luce e una nuova fontana. L'impianto di videosorveglianza, naturalmente provvederemo a predisporre un piano alla prefettura, perché solo la prefettura ci può autorizzare naturalmente queste installazioni, per cui ci sentiamo molto soddisfatti. Il prossimo intervento invece riguarderà il quartiere di Fano 2, più esattamente in Piazza Capuana. Abbiamo previsto, assieme ai residenti con i quali ho avuto più incontri, di fare un'area proprio dove mettere a disposizione una fioriera, quindi un'area vegetativa completamente diversa, anche con una riqualificazione degli arredi adiacenti, che provvederemo con i tecnici a programmare al più presto. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi, ma il lavoro è complesso perché lì necessita di una bonifica proprio anche di tutta quella che è la parte della vasca.